Questa piccola boccetta contiene una pozione magica. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, questa piccola boccetta contiene proprio una pozione magica per noi che facciamo creatività. Vi parlo oggi della Bobani Transfer Solution, una soluzione per trasferire le immagini in tempo reale su qualunque supporto in una maniera veramente facile e veloce. La Bobani Transfer Solution è una soluzione che è passata su una fotocopia a laser, solo a laser e non a getto di inchiostro, permette di trasferire l'immagine impressa su quella fotocopia su qualunque superficie. Vedrete che le ho provate veramente tutte. E allora, prima spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come funziona e poi ve ne parlo un attimo. Ed eccoci pronti per provare la nostra Bobani Transfer Solution, una soluzione che ci permetterà di trasferire all'istante le immagini stampate laser, mi raccomando, solo laser, non a getto d'inchiostro, non me lo chiedete perché non vi risponderò sotto i commenti, quindi solo stampe laser, a laser, su qualunque supporto. Noi lo proveremo su carta, su tela, che è una figata perché se riesce a farlo su tela, immaginate che svolta sui quadri quando volete fare un ritratto o quando volete fare una stampa di un vostro amico, magari stile Andy Warhol, su stoffa, su legno, su cartone telato e se riesco provo anche su plastica, vedremo. Allora, cosa ci occorrerà? I supporti ovviamente, poi dello scotch carta, dei cotton fioc per imbibirli e trasferire la soluzione, poi una stecca d'osso o una stecchetta come questa da gelato che sono sicura avrete tutti, infatti io sto usando questa perché non trovo in questo momento la mia stecca d'osso, e poi naturalmente le nostre stampe a laser, quelle che vogliamo riportare. Una cosa essenziale che io farò in modo errato perché avevo dato il mandato di girare il file ma non è stato fatto, quando uno le cose le vuole fare bene se le deve fare da sé, allora cosa succede? Se dovete fare delle stampe con delle scritte dovete farle al contrario, cioè in maniera speculare. Io ce l'ho invece dal diritto e quindi la scritta verrà poi messa alla rovescia, ma noi non siamo qui per vedere la bellezza della mia stampa ma per vedere se effettivamente il trasferimento avviene. Una volta avvenuto il trasferimento io mi rifarò le fotocopie e rifarò i quadretti fatti bene, che volete che sia. Iniziamo subito e iniziamo dal trasferimento sul legno. Prendo l'immagine, questa che è una fotina di Poti, e l'appoggio sul legno. Fisso ben bene l'immagine sul supporto e prelevo la mia soluzione dall'apposito alloggio. Si presenta così, bianca e molto acquosa, vedete, del tutto trasparente. Ha un buonissimo odore agrumato, inquinante per l'ambiente, non può essere ingerita ovviamente, ma non presenta la croce di Sant'Andrea in confezione. Allora, essendo questa un'immagine abbastanza grande, procederò per gradi. Cosa faccio? Imbibisco il mio cotton fioc, bagno la superficie. Bagnata la superficie con la stecchetta, faccio un po' come facevamo da bambini coi trasferelli, cerco di schiacciare e pressare l'immagine per agevolare il trasferimento e devo essere abbastanza attenta in questa prima fase, schiacciando veramente ordinatamente tutte le porzioni bagnate. Non vi fate prendere dalla curiosità, non alzate la carta prima di aver finito tutto il lavoro. Ok, una volta fatta tutta la fotografia, tutta bene così, per la prima volta, cosa dobbiamo fare? Prendiamo il nostro tamponcino e ripassiamo su tutto una seconda volta.
così, faccio metà e metà più o meno, la faccio in tre questa volta la foto, la faccio in tre parti la foto, e in maniera meno precisa facciamo un secondo passaggio su tutto. Questo metodo di applicazione con le due mani vale per tutti i supporti. Ok, proviamo a togliere, vediamo un po' cosa ne viene fuori. Trasferimento avvenuto. Ora decidete voi se ripassarci a pennello o lasciarla così con la trama del legno in evidenza. È molto molto bello comunque, è quasi sognante. Io farò, poi taglierò il legno, farò una cornice bianco shabby e farò così risaltare l'immagine al centro, che ora tutta color legno risulta meno evidente, ma vi posso assicurare che dal vivo è molto più vivida di come la vedete, e questo ve ne potete accorgere anche dal colore delle mie mani. Non ho mani così chiare nella realtà. Comunque, molto molto bello, e il trasferimento è avvenuto in ogni particolare, veramente in ogni particolare. Super bene! Stoffa, anche qui risultato extra fantastico. Legno, molto bene, si vede naturalmente il sotto del legno scuro, quindi prendete un legno molto chiaro se volete trasferire e far vedere bene il soggetto, la vostra immagine, e soprattutto poi tenete sempre presente che si vedranno le venature del legno. Cartoncino telato, c'è pure lui, ci sta anche, quindi ce la fa anche sul cartoncino telato. È un po' simile alla plastica, essendo un supporto preparato, quindi plasticoso e anche rigido, di conseguenza non traspirante, mettete pochissimo prodotto per farlo trasferire. È dulcis in fundo, quello che a me interessava più di tutti, tela. Fantastico anche sulla tela. E adesso non vi rimane che provare ad usare anche voi la Bobanni Transfer Solution in qualsiasi supporto vogliate. Nota bene, sulla pietra lunare non ho potuto provarlo, quindi non chiedetemelo, perché adesso qua sotto ci saranno tutti i commenti: ma su questo si può provare? Ma su questo? Allora, io l'ho provata con voi la prima volta e so come agisce soltanto su questi supporti, perché sono quelli che ho provato con voi. Tutti gli altri potete chiedere o alla Bobanni direttamente, di cui vi lascio il sito qua sotto, e sicuramente qualcuno vi darà una risposta. Intanto godiamo di ciò che abbiamo. Bene, ora vi lascio alle foto, mi raccomando, le fotocopie speculari. Ora vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Visto che figata!
una boccetta magica davvero, un elisir della felicità per noi che facciamo crafting, scrapbooking, DIY, insomma tutte le... Vi faccio vedere la boccetta da vicino. Difficilissimo da trovare in Italia, almeno a Catania non l'ho trovata da nessuna parte, questa me l'ha proprio omaggiata la Bobanni. Proprio io ho conosciuto la Bobanni prima di collaborare con loro come membro del design team. Ho conosciuto la Bobanni tramite questa, perché ho visto il video in cui ne parlava Sandra dell'arte vista da me, vi lascio il link qua sotto proprio del suo video, e saluto, ciao Sandrina, grazie per avermi fatto conoscere questa meraviglia. E allora, incuriosita, ho scritto a Sandra: Sandra, ma dove la prendo, dove la trovo? Lei mi ha dato degli indirizzi mail, però io, avendo il canale, ho scritto direttamente alla Bobanni, sono stati carinissimi, mi hanno invitato proprio in quella circostanza a partecipare al contest per il team dei creativi Bobanni, che poi ho vinto, come sapete. E allora, quindi questa non fa parte del mio lavoro per Bobanni, è una cosa che vi ho voluto fare vedere extra perché la trovo veramente fantastica. Vi metto il prezzo qua sotto perché adesso non lo so, e adesso voglio approfondire un pochettino l'argomento. Sui supporti plastici e sui supporti stoffa ho una bellissima notizia da darvi, perché regge anche ad un lavaggio leggero. Prima di fare il video ho fatto una prova sulla pezzuola, che adesso, come potete notare, è bagnata. Vi faccio vedere che è bagnata, voilà, lascia la mano bagnata, non so se lo vedete, però io l'ho lavata con acqua e un detersivo leggero e, come vedete, ha retto perfettamente al lavaggio. La Transfer Solution, secondo me, è una bellissima soluzione per avere dei trasferimenti immediati. Non bisogna attendere i tempi di asciugatura, come bisogna fare per esempio con la Simil Mod Podge che vi ho proposto in questo video, che comunque è un'ottima soluzione. Vi ricordate, io feci il quadretto di Enzo, questa è una fotocopia che poi ho stampato su tela, ho trasferito su tela, così come questa foto sul retro, perché a me interessa provare proprio queste soluzioni su tela per noi che facciamo arte. Bene, spero di avervi fatto conoscere un prodotto interessante, ne sono certa che vi piacerà, perché a me è piaciuto tantissimo. E vi lascio qua sotto, se volete, il link di riferimento della Bobanni. Qualunque domanda più tecnica rivolgetela a loro, perché io l'ho provata solo in questo frangente. Bene, adesso basta parlare. Se il video vi è piaciuto, trasferitemi un bel pollice in su, bello, impresso e indelebile, e soprattutto condividi il video per favore sulla tua pagina Facebook. Sai che questo mi aiuterà tantissimo a tenere alte le visualizzazioni di Arte per Te. Quindi, se pensi che io me lo meriti, ti ringrazio, vi ringrazio ragazzi, vi ringrazio di cuore per l'aiuto che mi date ogni volta. Basta parlare, vi aspetto sempre sul Due Cuori Una Cappa, su Ombretta, su Facebook, su Integral, cos'è? Su Instagram. Su Instagram, tutti i video li trovate, tutti i link li trovate qua sotto, e non mi rimane che mandarvi un grande bacio e andarmi a tuffare in acqua perché c'è un caldo bestia. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!